Che fine farà il comprensorio sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva dopo il ricorso al TAR dell'imprenditore Marco Finori contro l'affidamento da parte della Gran Sasso Teramano alla ditta dei fratelli Persia? Si saprà il prossimo 8 giugno, quando i giudici si esprimeranno sulla sospensiva. Finori, che dopo aver vinto il bando non si era presentato davanti al notaio per la firma definitiva, nel suo ricorso contesta l'inesistenza di un atto amministrativo da parte della provincia di Teramo che trasferisca la concessione della cabinovia di sua proprietà ai nuovi gestori degli impianti. Se il TAR concederà la sospensiva, la stagione estiva salterà nuovamente. Il Partito Democratico di Teramo, minoranza in Consiglio Provinciale, scende in campo e chiede subito un tavolo di confronto. La nostra soluzione è sempre quella di un tavolo, richiesto più volte in provincia, per poter valorizzare effettivamente tutti gli investimenti che nel corso degli anni le amministrazioni regionali di qualsiasi colore hanno avuto per quel comprensorio, soprattutto per dare delle risposte concrete, per inserirle all'interno di una programmazione che non sia fatta più a spot. C'è un progetto per la viabilità, ci sono microprogetti per i comuni. Oggi abbiamo degli strumenti come i finanziamenti per le aree interne, il PNRR, che potrebbe in qualche maniera dare una risposta organica a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle comunità che non vedono soddisfatte quelle che sono le loro necessità ed esigenze. Ma quali errori sono stati commessi in questo pasticcio senza fine che ha messo KO la montagna teramana? Quel sbagliato è stato sbagliato il bando. Noi abbiamo detto già all'inizio che quel bando aveva delle grandi carenze. Una di quelle carenze, secondo me, che è evidenziato oggi, è quello del passaggio alla concessione della seggio cabinovia a chi l'acquirente degli impianti. Questo lo dico perché una concessione può essere volturata soltanto con l'autorizzazione del concedente, quindi di provincia di Teramo, e la provincia si è mai espressa, quindi la mancanza della provincia che non ha mai detto come avrebbe passato la concessione a chi compra gli impianti. Io sono convinto che chi compra gli impianti non può non avere quegli impianti con la concessione del seggio cabinovia, sia per interferenza della stessa impiantistica, ma sia per la parte estiva di valorizzazione. E questo è quell'elemento critico in quel bando, elemento critico di oggi.